Al photo finish il Cesena piega il Mantova col punteggio di 1-2 nella prima gara di Supercoppa di Serie C. In un clima di totale festa sugli spalti, essendo i tifosi delle squadre gemellati, il primo tempo è tutto di marca virgiliana. Emerge un grande possesso palla dei biancorossi che tengono in mano le redini dell'incontro. Al 15esimo il primo squillo con Bragantini che serve Mensah, l'attaccante calcia rete e Cioffi spazza a pochi metri dalla linea di porta, con Pisseri superato. I lombardi spingono ma non sfondano, i romagnoli si chiudono a riccio e l'estremo difensore ospite al minuto 42 interviene bloccando un tiro cross a raso terra di Tremboli. Cambia registro il Cavalluccio nella ripresa con gli innesti di Corazza e Francesconi. È Adamo al 56esimo a impensierire da calcio da fermo il portiere Festa, poi allo scoccare dell'ora Redolfi stende Corazza in area e i bianconeri possono usufruire di un calcio di rigore. Alla seconda battuta, assegnata dall'arbitro Mirabella di Napoli, il joker Corazza sblocca la sfida. Sembra indirizzata la partita, infatti Spendi con un controllo e tiro immediato alza la sfera sopra la traversa. Il Mantova resta in corsa e al minuto 83 De Benedetti trova il pareggio con una girata che disorienta Cioffi e imbuca la sfera nell'angolino dove Pisseri non può arrivare. Ci pensa però Cristian Spendi a chiudere i giochi con una conclusione da dentro l'area di casa che vale l'1-2 al 92esimo. Ci mette anche la zampata Pisseri per blindare il risultato. Sul tiro di Redolfi smanaccia e sventa il pericolo sulla traversa. Ora gli uomini di mister Toscano torneranno in campo il 19 maggio contro la Juve Stabia per il secondo e decisivo incontro.